Grazie veramente di cuore, questa è la prima cosa che è doveroso dirti per questa opera veramente importantissima, che materialmente lunedì inizieranno i lavori, ho concordato con il custode giudiziario, inizio settimana verranno tolti i sigilli e poi proseguiranno nei lavori. Caro Presidente, quando il 5 giugno 2016 oltre il 90% della mia popolazione mi ha dato il consenso, il 92% se non erro, preso un impegno solenne con loro. Uno dei primi obiettivi era quello di portare a termine il progetto della depurazione. E ricordo con orgoglio quando circa 4 anni fa mio padre mi lasciò, mi chiamò in privato gli ultimi secondi della sua vita e mi disse: guarda, io per farmi un nome ci ho impiegato una vita, ma ricordati che per perderlo ci vogliono pochi secondi. E l'impegno che ho preso solenne con loro e le pressioni che ho fatto in questi 18 mesi vanno in questa direzione. E proprio per questo devo chiedere scusa a 3 persone che se non mi hanno denunciato per stalking, è solo perché sanno che le pressioni e le battaglie l'ho fatto unicamente per il mio paese e per la Costiera Amalfitana. Quindi chiedo scusa al vicepresidente Fulvio Bonavitaco, WhatsApp e altri mezzi quotidiani che in questi 18 mesi gli ho inoltrato, al custode giudiziario che dalle 8:15 alle 8:30 ogni mattina la prima telefonata era su questo tema, e la verità, e chiedo scusa umilmente, e al RUP Angelo Cavaliere che purtroppo in tante riunioni, tra cui veramente chiedo scusa, molte accese sono andate più del dovuto, ma oggi veramente mi sento emozionato e mi sento orgoglioso di questa bella cosa. Ricordo naturalmente, non vedo in sala perché questo progetto non parte da oggi ma parte da anni addietro, anche il grande lavoro fatto dal mio predecessore, il dottor Secondo Sprizzato, che purtroppo per questa questione, e ci sono anche altri colleghi sindaci, stanno subendo un processo davanti al Tribunale di Salerno, e naturalmente anche tutti i consiglieri di opposizione che in questa storia e anche in altre storie si sono sempre comportati in modo costruttivo. Lo stalking istituzionale un po' è la mia specialità, ma lo faccio per il mio paese. Io ricordo prima degli auguri di Natale ci siamo incontrati insieme all'amico Cristano qui. Noi teniamo un progetto esecutivo per il porto, tu mi insegni cosa significa esecutivo, che il giorno dopo posso fare la gara, in cui prevede l'allungamento del porto di 40 metri, metto in sicurezza la spiaggia, toglierò tutte le pietre che stanno a prezzo della spiaggia, nella spiaggia tornerebbe come 40 anni fa, farò il mercato del pesce, in modo i pescatori vorranno aumentare la loro redditività, quando tornano da mare possono vendere il loro pescato in condizioni igieniche e sanitarie in modo migliore. Porterò i tetraguri in rapporto perché i tetraguri se ne sono scesi, lo sto aspettando, veramente abbiamo investito tanti soldi comunali per prendere un progetto esecutivo e ripeto, mi insegno cosa significa con tutti i pareri possibili e immaginare ed è pronto lì da vari mesi, sono in attesa di questo benedetto, anche perché l'abbiamo concordato quando i famosi 100 milioni della viabilità all'area del verbale, tutti i sindaci, perché abbiamo deciso di fare 4 opere strategiche, è giusto così, abbiamo installato che nella prima occasione c'era il finanziamento del porto di Cetare. Noi siamo in attesa veramente che sarebbe una grande cosa per il mio paese. Una bella giornata, perché sicuramente per Cetare è una giornata storica, risolviamo un problema che era diventato un'emergenza da tanti punti di vista. Il dottor Massarolo Mazzarotti è presente, abbiamo un sequestro di un impianto, sapete che stiamo lavorando in una situazione di grande emergenza che dovevamo risolvere, grazie alla sua collaborazione, alla sua esperienza. E quindi era un dovere per noi intervenire in questa che era diventata un'emergenza straordinaria e pericolosa per tutta la Costiera Amalfitana. Partono dunque per lotti i progetti per i corpi idrici superficiali della provincia di Salerno. Il che significa che stiamo lavorando per raggiungere l'obiettivo di risanare definitivamente tutta la regione Campania rispetto ai problemi di inquinamento delle acque.
è un lavoro immenso che riguarda tutto il territorio regionale. Perché partono i lavori qui in provincia di Salerno, sono partiti i lavori per il potenziamento degli impianti di depurazione nell'area nord di Napoli e di Caserta, partono i lavori nell'area montana della provincia di Caserta, nelle aree interne, Avellino, Benevento, un lavoro gigantesco. Per arrivare a fare che? Per arrivare ad avere non solo la bonifica del territorio, evitare sversamenti di liquami nei terreni agricoli e nelle falde acquifere, ma avere in Campania tutta la fascia costiera con il mare balneabile, dal Garigliano a Sapri, per potenziare l'economia del mare. Si fa l'impianto a Cetara, poi si potenzia a Pietri sul Mare, il collettore terminale dove si fa la depurazione è quello di Salerno. Dunque non avremo sversamenti a mare, avremo auspicabilmente un mare limpido per tutto l'anno. Si aggiunge questo intervento a quello di un altro cantiere che abbiamo avviato qualche mese fa, a Ranello ce l'hanno visti, riprendono i lavori anche lì, l'obiettivo è di avere davvero un mare limpido in tutta la costiera amalfitana. Abbiamo fatto cose significative anche in tanti altri comuni. Intanto in termini di riqualificazione urbana abbiamo stanziato finanziamenti rilevanti, 7 milioni di euro per la riqualificazione urbana, per la realizzazione a furore del parco urbano di Sant'Agnello, 1 milione e 6 per la viabilità del centro storico di Maiori, 1 milione e 100, per alcuni interventi nel settore dei beni culturali, 7 milioni di euro, 2 milioni per Villa Ruffolo, la Fondazione Ravello, 1 milione e mezzo a Scala per la riqualificazione del parco e della grotta del Dragone, 1 milione e 8 in una situazione di rischio idrogeologico a Conca dei Marini per un roccione sovrastante il borgo Marinaro. Nel campo delle infrastrutture e della mobilità abbiamo finanziato per 2 milioni di euro un vettore meccanico di collegamento fra Piazza Matteotti e l'area della stazione ferroviaria del comune di Pietri sul Mare, vecchio progetto per arrivare con l'ascensore alla stazione. Abbiamo messo a disposizione 7 pulmini per il trasporto urbano nei vicoli più stretti. Abbiamo finanziato interventi importanti, il sindaco di Minoli sta qui, faremo un tunnel in quella curva, in quel gomito che blocca la circolazione, soprattutto nel periodo estivo, tunnel importante, faremo un intervento analogo ad Amalfi insieme con l'ANAS, quindi stiamo lavorando, è un'area estremamente delicata dal punto di vista ambientale, quindi stiamo lavorando anche in maniera compatibile con l'ambiente. Abbiamo affrontato altri problemi che non c'entrano, problemi di una scuola comprensiva per fare progetti di finanza, risolto un problema analogo ad Amalfi per il vecchio istituto, credo alberghiero. Abbiamo dato una mano per sviluppare iniziative turistiche, ricordo le vie dell'arte del Palato in costa ad Amalfi a vantaggio del comune di Minori, 120.000 euro, antica e nuova Positano a vantaggio del comune di Positano e vari altri interventi. Allora, complessivamente ad oggi noi abbiamo investito in costiera 150 milioni di euro e credo che con gli interventi di depurazione e alcuni interventi stradali per superare alcune strozzature, alcuni interventi sulla mobilità compatibile, sulla valorizzazione dei parchi e dell'ambiente, faremo davvero un lavoro eccellente per la costiera amalfitana, che rimane uno dei gioielli dell'Italia, non della Campania, dell'Italia intera. Questo è quello che stiamo facendo, essere vicini alle comunità, essere come Regione Campania contemporaneamente un modello nazionale di trasparenza, di rigore, di legalità e contemporaneamente un modello di concretezza, perché alla fine chi amministra si misura da quello che realizza, non dalle parole che dice, perché le parole non contano più niente, le parole non contano più niente.
Allora, andiamo avanti con grande determinazione, con l'obiettivo di risolvere con la Regione Campania le questioni strutturali. I fondi europei devono servire a questo, non a polverizzare la spesa, ma a risolvere i problemi strutturali. Ambiente, mobilità, lavoro, poi ci aggiungeremo sanità. Mi ero dimenticato, sapete che abbiamo approvato il nuovo piano ospedaliero, abbiamo salvato Castiglione di Ravello, che era un ospedale condannato a morte dal precedente governo regionale, condannato a morte insieme con l'ospedale di Scafati, Cava dei Tirreni, Rocca d'Aspide, da Procida a Salerno, e Agropoli, che era già stato chiuso come ospedale. Abbiamo riaperto Agropoli, salvato Scafati, che sarà pronto soccorso, salvato l'ospedale di Cava dei Tirreni, salvato Castiglione di Ravello. Manca qualche cardiologo, stiamo facendo la selezione del personale, lo manderemo. Salvato l'ospedale da Procida a Salerno, che passa da zero posti letto, cioè dalla chiusura, ad essere un ospedale che nella programmazione regionale diventerà il polo regionale della riabilitazione pubblica, che non esiste. E in tutta la regione non abbiamo il polo regionale della riabilitazione. Per pazienti che hanno problemi drammatici di lesioni spinali, non avevamo un'unità spinale in Regione Campania, per partire da sotto zero, ma loro in mare. Allora, anche da questo punto di vista credo che abbiamo fatto un lavoro importante, serio, a tutela di queste comunità e delle possibilità di sviluppo di tutta la costiera. Caro sindaco, non fare più telefonate, per il prossimo anno riposati, chiudiamo i cantieri per adesso, poi vediamo il nuovo ciclo di programmazione. Ma credo davvero che sia stata un'esperienza bellissima per te, ovviamente, che sei il sindaco della città, ma per tutti quanti noi, davvero una prova straordinaria di vicinanza alle comunità, di concretezza amministrativa e di rispetto per voi e per le vostre famiglie. Auguri a tutti.